Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, benvenuto Andrea, welcome Alexei Albu. Nice to meet you again. Hello, I'm hello, very thank you. happy to see you. I hope you are fine. Spero che stai Thank bene. you. Ok, Andrea, è un po' che non ci vediamo perché abbiamo saltato la nostra abituale diretta. Tu nel frattempo hai fatto tante cose, a quanto vedo. Dove sei adesso? Adesso sono a Lugansk e sono arrivato proprio lunedì notte. E martedì, il giorno in cui dovevamo fare la nostra diretta, io ero insieme ad Alexei a Rubežnica, Lipčansk e Severodonetsk. Posso chiederti di parlare un po' più, con un volume un po' più alto perché non ti sento bene. Chiedo scusa, purtroppo non ho il microfono con me. Allora, Andrea, facci un rapido resoconto del tuo viaggio, cosa hai visto qua. Qualcuno non crede che sei stato in un biolaboratorio, quindi hai fatto questo scuppone che abbiamo anticipato e di cui parleremo in maniera più approfondita, però insomma. Diciamo a tutti, questa è una diretta per avere l'opportunità di parlare con Alexei Albu, che è un compagno del partito Borat Ban, e io ho conosciuto nel 2016 quando sono andata a Lugansk, penso di essere stata nello stesso bar in cui state adesso, fra l'altro. Insomma, Alexei era deputato della Camera regionale di Odessa ed è un superstite della strage di Odessa. È dovuto scappare dall'Ucraina e si è rifugiato nella Repubblica Popolare di Lugansk ad Alcesk, mi pare inizialmente. Alexei, did you live in Alcesk? You studied there? No, I'm living in Lugansk, not in Alchev, but I know situation in Alchev too. Yeah, That's ok. why. Sometimes. Insomma, Alexei ci potrà raccontare quello che è successo in questi 9 mesi di guerra, quelle che sono insomma le differenze con la vita precedente e quella attuale nella Repubblica e ci darà insomma una panoramica di tutto quello che la nostra stampa mainstream non ci permette di conoscere. Ovvero il punto di vista dei comunisti ucraini che si oppongono al regime di Kiev. Prima però di ascoltare Alexei, Andrea, tu che idea ti sei fatto qual è stata la tua prima impressione con la Repubblica Popolare di Lugansk, con le persone del luogo e cosa hai visto? Allora, la primissima impressione è stata di una immensa sorpresa per il comportamento della guardia di frontiera, perché sono stati veramente gentilissimi e hanno fatto i loro controlli, hanno controllato insomma, le mie credenziali, ma con una gentilezza massima che non ci si aspetterebbe da un corpo di polizia, diciamo. E la seconda impressione che ho avuto una volta arrivato in città è completamente diversa da quella, è stata un'impressione assolutamente positiva, perché la situazione è completamente diversa da quella che viene descritta normalmente in Occidente quando si parla di Donbass. Cioè, se si parla di Donbass in Occidente, si deve dare l'impressione che tutta la regione del Donbass sia un'enorme trincea, un enorme campo di battaglia. In realtà non è così, la città di Lugansk è una città molto tranquilla dove vivono persone, vivono famiglie, ci sono circa 400.000 persone adesso in città e c'è traffico, c'è commercio, questa mattina sono stato anche al mercato centrale, i locali come vedi sono aperti, sono pieni di persone, e tutto funziona normalmente ed è strano perché in effetti ci troviamo in una città dove vige la legge marziale. Mi dai conferma insomma di quello che ho visto io anche insomma quando sono stati io a Lugansk chiaramente la città era segnata dalla guerra, si vedevano le ferite, i missili per strada, le crepe sui muri delle case, dei palazzi, però era una città che cercava di vivere una normalità,
lo faceva con molta dignità, con la partecipazione di tutti i cittadini che cercavano, insomma, di mantenerla in maniera decorosa. Mentre invece cosa hai visto in questo, in queste tue piccole escursioni? Allora, le città di Severodonetsk, Verbegnie e Lysychansk al momento sono praticamente delle città fantasma, e mi ha fatto molto impressione vedere che ci sono ancora delle persone a cui abbiamo portato degli aiuti umanitari con il convoglio al quale eravamo aggregati, e ci sono ancora molte persone che vogliono continuare a lavorare per ricostruire. Pensano già alla ricostruzione, a far ritornare per quanto possibile una normalità in queste comunità. E questo è veramente molto toccante perché dà l'impressione di come queste persone non esitino a rimboccarsi le maniche e a spalare via le macerie per costruire qualcosa di nuovo. Hai sentito i bombardamenti, i colpi, i cecchini? Assolutamente, assolutamente. Durante tutta la permanenza a Rubežnia e a Lysychansk i colpi erano costanti. Tra l'altro a Rubežnia siamo stati in una università tecnica. Ma erano attacchi degli ucraini oppure alla contraria No, no, dei era russi? roba in arrivo. Era roba in arrivo. Ah, ok. Quindi era anche molto pericolosa la situazione in cui ti sei trovato. Sì, non arrivava vicino. Quando eravamo a Lysychansk, all'arrivo dell'artiglieria tremavano anche i vetri delle macchine, si sentiva molto vicino. E a Rubežnia invece si sentivano periodicamente queste esplosioni, non troppo in lontananza. L'università tecnica dove siamo stati, noi siamo stati lì martedì. Sì, martedì e lunedì, mercoledì, chiedo scusa, noi siamo stati lì il mercoledì e il sabato precedente, quindi 4 giorni prima, l'università tecnica era stata bombardata dall'artiglieria ucraina che aveva mirato a un edificio che pompava l'acqua calda per il riscaldamento, quindi un'infrastruttura assolutamente civile. Tant'è che tutte le finestre dell'università tecnica erano saltate ed erano coperte. I vetri erano saltati ed erano coperti da un telo in plastica per evitare che entrasse freddo, perché adesso la temperatura scende parecchio, anche qua non c'è la neve, ma adesso fuori siamo a meno 5, di notte scende. Ma invece questi biolaborato questo biolaboratorio che hai visitato brevemente, e poi passiamo a Alexei. Il laboratorio fa parte di un'impresa farmaceutica di cui non ricordo adesso il nome perché ce l'ho nei video che ho girato, e fa parte di un'impresa farmaceutica che aveva sede proprio a Rubežnia e produceva, era l'attività era su 2 livelli, un'attività di tipo diagnostico sperimentale per le patologie del sangue. Infatti, quello che abbiamo visto, addirittura abbiamo trovato le provette con i campioni di sangue ancora in provetta, che erano lì congelati, e vari test e reagenti per analisi con liquidi ematici. E l'altro ramo di produzione, l'altro ramo invece proprio di produzione farmaceutica, dove si produceva sostanzialmente una sorta di anestetico simile alla morfina, ma molto più forte, che può essere inalato per via nasale. Infatti c'erano milioni di piccoli inalatori spray, tipo quelli per le gocce per il naso. Ma era un biolaboratorio ucraino oppure americano? Questa è una bella domanda, perché all'interno tutte le insegne degli uffici o dei laboratori erano scritti in lingua ucraina e in inglese, e anche i documenti che abbiamo trovato per terra, molti documenti sono stati portati via, quello che abbiamo trovato tra le macerie sono anche manuali in lingua inglese, ma addirittura dei report per dei test completamente stampati e compilati in lingua inglese. Quindi questo potrebbe essere un indizio del fatto che in questo laboratorio lavorassero
non ti dico degli Certo. americani, ma quantomeno degli stranieri. Vabbè, non ci sarebbe nulla di strano, però insomma No, anche perché smonta la propaganda occidentale del fatto che non ci siano biolaboratori. È chiaro che ci sono, non è una cosa dell'altro no, mondo il ci fatto sono, che ci sono ma delle. soprattutto quello Ci che sono anche a Sigonella, tra l'altro. è quello che è caratteristico era che questa struttura era quantomeno sembrava essere sotto controllo militare perché a parte essere recintata, ma poi all'ingresso c'era una sbarra di metallo che naturalmente era falsata e queste piccole postazioni, questi quadratini fatti con i sacchi di sabbia e i cavalli di Frisia che erano stati messi adesso al lato della strada, ma che si può immaginare fossero posizionati lungo l'ingresso per costringere le auto a fare quello slalom di controllo. Certo, quella comunque era una zona di contatto, quindi era normale che ci fosse una presenza militare o che fossero occupati dai militari. Era, Questi. comunque nel mio canale mi è stato rimproverato di millantare che si tratti di un laboratorio sotto controllo militare o comunque sotto controllo. Mi è stato detto no, ma magari era solo un laboratorio analisi come ce ne sono tanti. Io però i laboratori analisi con questo tipo di sicurezza non li ho mai visti. Tra l'altro all'interno, e poi si vedrà nel reportage appena uscirà, c'erano quelle strutture, sai, tipo film dove si inseriscono le mani dentro quei guanti in quei Certo, tubi? sì. Ecco, c'era quel tipo di struttura lì, che non è esattamente usuale all'interno né di un laboratorio analisi né di una struttura che produce farmaci. Che tipo di sostanze devi maneggiare per ricorrere a quel tipo di infrastruttura? No, certo, questo si dovrebbe anche chiedere magari con un esperto, potresti indagare su Assolutamente. questo tipo. Diciamo che so quello che dici perché a Catania ho scoperto una struttura simile proprio vicino a Sigonella, forse un giorno ve ne parlerò. Comunque andiamo Alexei, facciamo così, faccio le domande in inglese e in italiano e poi Andrea tu traduci la risposta. Cerchiamo di fare risposte corte oppure tradurre pezzo pezzo in modo che insomma non ci perdiamo, non perdiamo il filo. Allora, Andrea, Alexei, come si vive in questo momento adesso a Lugansk, ad Alce, con altre città come Stakhanov che facevano parte già della LNR, scusate. Life in Lugansk became much better, especially since 2015 when I first get in Lugansk People's Republic. When I get here, it was empty city. There were very few people, and sometimes you can see some cars on the streets. But now we see that a lot of people on the streets, a lot of cars, traffic jams, and working shops, working markets, working banks, working fields, transport, and so on. La Mi vita adesso sente però comunque pianissimo, io non riuscirei a tradurre. la vita adesso è molto migliorata rispetto al 2015 quando sono arrivato a Lugansk. E adesso tutto ha iniziato a funzionare bene, i trasporti, le banche, i servizi, especially from February also. No, it was since 2015, step by step, but after the February, this process became very quick. And for example, if we have that just one bank, now we have several banks. If we have old cars on the transport, now we have some new ones. Non solo da febbraio, ma dal 2015 è stato un processo continuo, step by step, passo dopo passo, e tutto si è cercato di raggiungere una normalità. Naturalmente da febbraio questo processo è diventato molto più veloce. Per esempio, prima c'era solo una banca, adesso ci sono molte banche, e il livello dei trasporti è migliorato, sono arrivati nuovi mezzi, tra l'altro Quindi, ne abbiamo preso uno proprio per venire qui. Unfortunately, excuse me. So you mean there's more integration with Russia?
Than the life is better for this reason? C'è una maggiore integrazione con la Russia e la vita è migliorata per questo? I'll continue. Yes, of course, integration with Russia became more quickly. But I want to mention that all infrastructure that was created in Soviet period was for the 20 years, so nobody repaired it. But 30 years we spent after the breaking of Soviet Union, when Soviet Union fell down. And this our infrastructure here is very, very old. And just Russia helped us to build new roads, new communications, new roofs, new windows, new facades, new buses, and so on. The help of Russia is really very, very important and very big here. Il problema infrastrutturale era molto, molto grave perché qui di fatto c'erano solo le infrastrutture sovietiche che nel corso dei 30 anni dopo la caduta dell'Unione Sovietica non sono quasi mai state riparate dall'Ucraina o riammodernate e quindi hanno potuto contare e ora possono contare solo sul supporto della Federazione Russa che sta provvedendo a migliorare, riparare, migliorare ed integrare tutte queste infrastrutture, ma anche tipologie di lavori a livello di muratura per rifare gli edifici, per restaurare gli edifici, le nuove finestre, nuovi tetti con materiali diversi, più efficienti. Questa è una cosa che sta avvenendo in questo periodo. Russia helped us for all these 8 years, but after the special military operation, Russia, when Russia recognized officially state of Lugansk and Donetsk People's Republic, this help became very big. E questo accadeva naturalmente anche nel corso degli ultimi 8 anni, ma dall'inizio dell'operazione speciale il supporto della Federazione Russa è diventato maggiore e quindi il processo è stato più veloce. Very bad statement. Sorry, I forgot English word. Not my native language. One moment. Andrea, puoi tradurre? Non sento. Not so. Okay. Ukraine has had a bad inheritance, left very bad inheritance, and of course. We need some more time to make to rebuild this and renovate cities of Lugansk and Donetsk People's Republic because the situation of course Russia helped a lot, but situation now especially in some areas that were liberated just several months ago, situation now is very difficult. L'Ucraina ci ha lasciato purtroppo una brutta eredità da questo punto di vista. E... We need more time to rebuild, to renovate Lugansk, but another city that liberated just now have more problems with Lugansk. Chiedo scusa. L'Ucraina ci ha lasciato una brutta eredità, ma nel corso di questi 8 anni siamo riusciti comunque a fare passo dopo passo qualcosa. Il problema maggiore adesso è nelle zone liberate da pochi mesi, perché lì questo processo va fatto ripartire, va fatto partire da zero e quindi lì certo. Ci si trova una condizione di partenza. Voglio aggiungere, se mi permetti, il fatto che a Rubesni abbiamo visitato un ospedale e questo ospedale versava in condizioni infrastrutturali disastrose. E non era in queste condizioni per via della guerra, era in queste condizioni già da prima, quindi vuol dire che l'Ucraina lasciava anche infrastrutture come gli ospedali in condizioni veramente disastrose a livello infrastrutturale. Sì, ma questa è una cosa insomma, di cui avevano parlato pure a me quando sono andata a Lugansk, ma soprattutto per quanto riguarda la questione dell'industrializzazione, che
dal 91 sino al 2015 aveva distrutto più il capitalismo che 2 anni di guerra, praticamente. Yes, that is true that during the so-called independence of Ukraine, industry was destroyed more than during the Second World War. But of course, Soviet industry was very powerful, and a lot of plants and factories they survived. If you see. Some of them are destroyed completely, and we cannot repair them. But some of them work. But Ukrainian capitalists took our income, our profit from this factory, and did not get to the workers or people who live here some rent from this big factory. Now I hope that situation will change. Why this situation could not change, for example, 2 or 5 years ago? Because Donbas was in blockade. For example, if we have a coal mine, we cannot sell our coal because we have to get certification from Ukraine, because nobody can buy this coal. Now I think here will be no problem with selling the production that produced here, and we see that some factories, big and not big, began to work, and they get new zakaz or new orders, and they have some extra job for their workers, and they began to have some more income. And of course, it is capitalist process, but it worked. It began to work. This process will be developed, and sometime later, I think that maybe 3 5 years we need to reach the level of Russian Federation. So now I see that the next period of Luhansk and Donetsk People's Republic, it will be like переходный период, как сказать, period of transformations, something like this. Ok, vado a tradurre la risposta. Hai ragione. Il problema del sistema capitalistico particolare era che le risorse che venivano estratte dal minerario, dalla produzione comunque locale, poi non erano reinvestite sul territorio e quindi di fatto il territorio era progressivamente impoverito. Adesso, durante la guerra del Donbass dal 2014, il territorio ha avuto un problema ulteriore, cioè il Donbass non poteva vendere il proprio carbone, perché per vendere questo carbone era necessaria un'autorizzazione che doveva essere chiesta all'Ucraina, perché la comunità internazionale, non riconoscendo le repubbliche, non poteva acquistare il carbone, ma nemmeno la Federazione Russa poteva acquistare il carbone senza questa, certificazione. Adesso questo processo naturalmente cambierà e Alexei ha detto: spero che nel corso di 3-5 anni riusciremo a raggiungere il livello della Federazione Russa. Ovviamente questo, ha detto, è un processo di tipo capitalistico, però funziona, in questo momento funziona per il territorio. Certo, perché insomma si deve ricostruire il tessuto economico. Per quanto invece riguarda, come stavo chiedendo prima, la situazione nei territori liberati, dove sei stato anche tu, Andrea, sono tutti distrutti? Oppure è rimasto ancora qualcosa? Si sta ricostruendo? Entro quanto si prevede di ricostruire? On the liberated territories, situation is very, very different. For example, some villages or cities, Ukrainian military forces very soon, and they did not use civil infrastructure for their resistance.
And they ran away too far and did not organize bomb shellings of such regions. For example, Nova Aydar or Starobielsk or some other villages and cities. But some cities like Severodonetsk or Rubezhnaya or Kremenaya, they suffered too much. And when we are going on this cities, we can see, for example, a tank that Ukrainian tank that hided into the arc of the big civil building. We can find a lot of bags with the sand on the windows of civil flats in, for example, different floors. So they used these buildings for their military aims, and they forced civilian people to leave these houses, and also they provoked attack of our forces. We have a lot of evidences from different people that are. Purtroppo la linea può non essere stabile. Alcune città come Nova Aydar, altre città che sono state liberate velocemente, hanno subito danni limitati, mentre le città che abbiamo visto, Severodonetsk, Rubežnia e Lisichansk, hanno subito danni veramente molto, 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 molto gravi, per cui adesso non è nemmeno possibile attualmente iniziare un lavoro di ricostruzione, dato che anche molti edifici sono ancora al vaglio dei genieri delle milizie popolari e dell'esercito russo per la presenza di mine, perché gli ucraini minavano spesso e volentieri tutti gli edifici che abbandonavano. Alexei dice: a Rubežnia abbiamo visto anche, per esempio, la carcassa di un mare che era stato nascosto in un arco formato da due edifici residenziali. Aspetta, cos'era una caserma? A Rubižnia avete visto? La carcassa di un carro armato. Ah, ok, sì, no, non, c'era, non si sentiva bene. Ok. In Severodonetsk, chiedo scusa, non era Rubižnia. E poi parlava anche di case di civili con i sacchi militari, insomma, dove evidentemente c'erano nascosti. Negli edifici civili si vedono ancora i sacchetti di sabbia che messi sulle finestre proprio degli appartamenti. Quindi le città erano state trasformate, possiamo dirlo, perché magari per noi era abbastanza ovvio, però quello che forse non arrivava al pubblico, alle persone, insomma, in Italia, era che le città erano state trasformate in trincee dai battaglioni banderisti, e quindi per questa ragione le case venivano distrutte, perché diventavano automaticamente dei target militari. Infatti questa cosa, Andrea, se ti ricordi, era uscita anche in un report di Amnesty il 1 agosto, che fece molto, molto clamore, perché non si parlava soltanto di case, ma anche di ospedali, scuole, strutture civili. Chiaramente fare una cosa del genere è un crimine di guerra a tutti gli effetti. Assolutamente, ma oggi ce l'hanno confermato le persone che abbiamo intervistato al centro per i rifugiati. Una signora ci ha detto chiaramente: sono venuti i soldati ucraini e ci hanno detto ci serve il palazzo, dovete andarvene, perché se vi succede qualcosa noi non vogliamo responsabilità. Questa signora è una signora invalida, le manca una gamba e abitava al 7° piano. E l'unico aiuto che ha ricevuto da queste persone che l'hanno cacciata da casa sua è stato quello di portare lei con la sedia a rotelle fino al piano terra. Allora, invece, per quanto riguarda sì. Also I want to add that for example, when I was visited Severodonetsk or Lysychansk or Rubežnaya in August, a lot of trees and stones were on the roads, and there were no people, no civil people, maybe some very few, and they lived in undergrounds. But when we visited, for example, yesterday, not mm-hmm. yesterday, but before, we saw that roads were clear, but of course, situation is very bad, but a lot of work were done for cleaning this area.
and for cleaning this area. Sì, and, quindi quindi comunque la situazione rispetto ad agosto è migliorata perché le zone sono state pulite, anche se ancora chiaramente le case sono distrutte, si deve ricostruire. Invece si sta provvedendo, oltre che a pulire le strade, anche stava dicendo Alexei, anche a riportare per esempio l'elettricità o l'acqua. Stava dicendo a volte anche la linea telefonica con i cellulari torna disponibile, perché piano piano si stanno portando proprio le infrastrutture di base anche per consentire alle persone che sono rimaste lì di poter comunicare con l'esterno. Sì, adesso questa cosa a me sembra abbastanza. It's too much, too long, so we need time. Cioè è un lavoro lungo da fare, per questo serve del tempo, ma si sta facendo. Sì, allora, quello che stavo dicendo, insomma, a me sembra abbastanza naturale, però quello che forse molte persone non sanno e devono conoscere è che la mentalità della gente che abita lì è quella di ricostruire immediatamente. Io ricordo che, insomma, c'erano le case venivano distrutte, venivano ricostruite, poi, ma potevano anche essere di nuovo distrutte, ma venivano sempre ricostruite, così come le farmacie, le fabbriche. E quindi, insomma, non mi sorprende che poi ci sia questo tentativo di ricostruire, di riportare tutto alla normalità. Però c'è anche da dire una cosa, che in questi 8 anni di guerra la città di Lugansk, Alchevsk, diciamo, si trova in una situazione di pace relativa. Nel senso, ci siete? Andrea, ci sei? Sì, siamo qua. Nel senso che, essendo lontano dal fronte, insomma, non soffrivano i bombardamenti, però purtroppo negli ultimi mesi, anche a causa delle forniture di armi da parte della NATO, in particolare mi riferisco agli HIMARS e ai cannoni Cesar francesi, agli HIMARS americani, ma anche gli obici che fornisce l'Italia, queste aree che erano, diciamo, retrovie sono diventate prima linea, perché chiaramente sono state soggette ad attacchi, in particolare al CES, che era stata bombardata per la prima volta dopo 8 anni ad agosto, ed era stato colpito un deposito di autobus e uccisi 2 volontari di un'associazione che si occupava sostanzialmente di aiuti umanitari. Allora, da quando, insomma, è iniziata l'operazione speciale, e in particolare chi ha iniziato a ricevere le armi dalla NATO? Come è cambiata la situazione degli attacchi sul territorio di Lugansk? Has changed the situation of the attack on the Donetsk territory after the West begin to give the weapons to Ukraine? It's a situation really changed in worse direction. It doesn't mean that this weapon can change the result of war. But it makes a lot of harm to us, and it is unpleasant. Of course, if Western countries did not send weapons to the Ukrainian Nazis, we could finish this war much quicker. And we will finish this war, and the result of special military operation will be achieved. The difference is that we need some more time to do this, and more people will die. Naturalmente, da quando l'Occidente ha iniziato a rifornire di armi all'Ucraina, la situazione è cambiata in maniera peggiore, specialmente perché si è prolungato il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale, e soprattutto perché così l'Ucraina può offrire, può toccare, può colpire la popolazione, ma soprattutto anche perché dovranno morire più persone per raggiungere l'obiettivo prefissato. And also I want to add that they use these weapons against civilian people. For example, they use HIMARS against Lysychansk
there was a special point where people can get humanitarian aid, and this point was used in a referendum, like a checkpoint for point for the vote. And when the referendum finished, and after the several hours at night, maybe at 1 a.m., 2 a.m., maybe 12 p.m., they attacked by HIMARS because they thought that in this time people will vote voices for a referendum. Maybe not, it was at night, after the referendum, maybe not 1 hour, maybe 3 hours, something. I don't remember exactly. So they use this weapon against really civil citizens. And why they use against? Scusa, sì, infatti tradurre. Scusa, Andrea, vai. Per esempio che gli Stati Uniti, chiedo scusa, che l'Ucraina con l'utilizzo delle armi statunitensi con gli HIMARS abbia colpito per esempio a Lysychansk, a Severodonetsk, il punto che era usato sia per la distribuzione degli aiuti umanitari sia per la raccolta dei voti durante il referendum, quindi con il chiaro obiettivo di colpire la popolazione civile. Questo proprio diceva Alexei all'inizio della risposta. È brutto, terribile il fatto che queste armi che l'Occidente dà vengano utilizzate contro la popolazione civile. Certo, ma Alexei, what's the reason why Ukraine hit civil population and not military target? Qual era la ragione per cui Kiev colpisce la popolazione civile e non gli obiettivi militari? They have different reasons. The first reason, they want to make citizens really afraid. This is a terrorist tactic that they use weapons against civil society to make horror inside their hearts. This is the first reason. Second reason, they want to provoke society, international society, and show that this was done by Russians and so on. So they want to show anti-fascists in a bad view. Mm-hmm. It is much easier to fight on the territory where is for example, if I can explain one moment. For example, we saw the same tactics in Suri, Syria. These tactics used Islamic State. Yeah, Islamic State. When they detect that civil area and the people move from this area, state force. Like consider that it is not so necessary to protect this area like another area that have citizens. So it was easier for them to attack these cities. They have another reasons. I don't know, but these three reasons it's very important. I think. Okay. Allora, sicuramente c'è una ragione di tipo terroristico che vuole colpire quindi la popolazione civile. Tra l'altro è qualcosa di già visto in Siria, dove quando non conveniva difendere una città magari era più utile, una tattica usata dallo Stato Islamico, e quando non poteva più difendere una città e di fatto utilizzava questi metodi di vendetta contro la popolazione civile che era colpevole di aver partecipato tra virgolette alla caduta della città. What is it?
First, allora, detto, la seconda ragione è che era per instillare il terrore nel cuore della popolazione. Sì, sì, sì. E poi aveva detto la seconda ragione che era quella di far passare, questo non l'avevo capito bene, per far passare, diciamo, provocare la comunità internazionale. E la seconda ragione che diceva Alexei è la volontà di far passare sotto una, far vedere sotto una cattiva luce la lotta antifascista sostanzialmente, e cioè can you explain better this They when they attack civil area, mm-hmm. they say, "You see, this is Russians attack you," mm-hmm. And they this is the war of Russia. Yes, the war of Russia. Sì, è quello che ha fatto la stampa italiana, cioè, e che è successo anche ad Odessa durante la strage di Odessa, ovvero provocare delle vittime civili per poter poi accusare. Sì, non avevo capito bene. Mentre invece la terza ragione è quella che colpire degli obiettivi civili è più facile rispetto a degli obiettivi militari. So our forces will see, but it is we lost this area, we have not protected. E la terza ragione di integrazione, oltre ad una motivazione prettamente terroristica, era anche quella di far svuotare le città, no? Perché se si bombarda la popolazione civile, la popolazione in teoria scappa e quindi poi il nemico si trova in mano delle città vuote. Vero, c'è anche questo. A questo punto, allora, qual è insomma l'umore della popolazione civile, cosa pensa dell'intervento russo e ad esempio come ha affrontato a Lugansk, nella Repubblica Popolare di Lugansk, il referendum per l'adesione alla Russia, che qui è stato chiamato invece un referendum farsa. Alexei, what the population think and so about Russian intervention in war and for example how in face the referendum and to join Russia? The attitude, mm-hmm. Relation of the civilians in liberated areas are very different. Mostly in areas of Donbass, Kharkov, region like Izum, Kupiansk, or like in Lugansk People's Republic, Severodonetsk, Rubezhne, Lysychansk, or like in Donetsk area, Donetsk People's Republic, like Melitopol, Mariupol, and other cities, the relations is more pro-Russian. As it was 8 years ago, the situation changed maybe very little. But situation, for example, in Kherson, Nikolaev, Odessa region, a little bit changed, and they can see that, for example, my personal comrades who participated in anti-Maidan movement, who was in communist organizations before, or some anti-fascist organizations, now they are talking about why did you started this? Odessa did not bomb Donbass. Why you attack some objects in Odessa region? Of course, it is very naive point of view, because this process cannot be discuss this process. We have to discuss it, like to look at him or this process on this process. Like a complex process, and of course, in this case, attacks will be continue on the military objects that are located in Odessa region and so on. But I want to say that on my mind, of course, I am not like a social agency. On my mind, 70% of people who lived in Odessa supported separating from Ukraine
or autonomy, and anti-fascist ideas in 2014. Now I can say that maybe 40 or 50% of people who lives in Odessa are supporting Russian Federation and the special military operation. Unfortunately, we cannot hear their voices because everyone who can, who wants to show their support to the special military operation, will be arrested and will get in prison for a long term. For example, aspetta, August Alexei, some people can Andrea translate because it's very yes. Naturalmente nei territori liberati c'è un processo molto complicato perché naturalmente si tratta di popolazione che era sottoposta a un tipo di informazione e anche di propaganda diversa nel corso di questi 8 anni. E per quanto riguarda Odessa, il movimento anti-Maidan, Alexei diceva, io sono convinto, nel 2014 circa il 70% della popolazione supportava il movimento antifascista, il movimento anti-Maidan, e adesso circa il 40% di queste 40-50% dei residenti di Odessa potrebbe supportarci e supportare la Federazione Russa. Purtroppo non possiamo sentire le loro voci perché rischiano una visita dell'SBU, quantomeno potrebbero rischiare addirittura la vita in caso di dichiarazioni in questo senso. Sì, aveva detto anche che mentre ad ovest, aveva detto anche che ad oriente, quindi da Kharkov fino a Lugansk o Donetsk, le persone erano più favorevoli all'arrivo dei russi, mentre Kherson, Nikolaev, Odessa, insomma, mentre all'inizio nel 2014 erano più favorevoli, all'inizio invece, dopo l'inizio dell'operazione speciale, hanno, diciamo, titubato per il fatto di essere bombardati, e quindi insomma le posizioni sono leggermente cambiate anche a causa della propaganda che hanno subito. Però in particolare io chiedevo invece in LNR how is the sentiment, the mood of people in Lugansk Popular Republic, and how people from Lugansk deal with the referendum, as you can see. Who is the moral in the LNR, and who are reacted the people after the referendum? The sentiments about the what people think about the referendum. Yes, and the moral, all the people feel it. Yeah, and how people in Lugansk feel about intervention of Russian? People in Lugansk, of course, support this special military operation because that means that this period, 8-year period, when Ukrainian Nazi bombs exhalated flight on our heads, this period is finished. And in Donetsk situation is not very well, but in Lugansk situation is very good, because front line was from the Lugansk 17 kilometers, but now it is more than 90 kilometers. Republic mostly it is liberated, just some villages appeared now in Ukrainian occupation. So of course people of Lugansk People's Republic, they support this anti-fascist operation, and they hope that it will be finished with our victory as soon as it's possible. Nella Repubblica Popolare di Lugansk, naturalmente la popolazione supporta l'operazione speciale, anche perché il periodo di 8 anni in cui le bombe naziste cadevano sulla testa della popolazione adesso è finito.
A Donetsk la situazione non è bella, ma rispetto a Donetsk, Lugansk va molto meglio, dato che il fronte si è spostato di circa 90 chilometri, a 90 km di distanza dalla città. E quindi si ripete che la popolazione della Repubblica Popolare di Lugansk supporta l'operazione speciale antifascista. And also many citizens of Odessa and Kharkov and even in some Western cities support this special military operation because they understand that Nazi occupation of Ukraine have to be finished. For example, one guy who put a flag in Odessa in August that Odessa is a Russian city yesterday or maybe 2 days earlier. He was arrested in August, but 2 days earlier he received 15 years in prison just for banner that Odessa is Russian city. And we see that repressions in Ukraine are very, very strong. Of course, in these conditions you cannot hear voices of this part of society who support a special military operation. And even some people who in this city that was were liberated, many of them are supporting us, but they are frightened because they think that their relatives can suffer from different if they will tell their point of view openly. Odessa e negli altri territori, Odessa e anche in altri territori sperano nella fine di questa occupazione fascista. Alexei faceva l'esempio della persona che ha esposto qualche mese fa la bandiera russa ad Odessa e ha scritto che Odessa è una città russa, che ad agosto è stato arrestato e pochi giorni fa, 2 o 3 giorni fa, è uscita la notizia che questa persona ha ricevuto 15 anni di prigione. Quindi è chiaro che in queste condizioni non possiamo sentire la voce di questa parte della società. Nelle città liberate, anche se molta popolazione supporta l'operazione militare speciale, hanno paura di dichiararlo perché hanno parenti, familiari in Ucraina che potrebbero rischiare delle persecuzioni da parte dei servizi di sicurezza. Io stesso oggi nel centro profughi intervistando alcune persone, comunque da tutte ho ricevuto la richiesta di oscurare il viso e mascherare la voce. Sì, invece per quanto riguarda il referendum, per quanto riguarda la partecipazione al referendum. Participation of the people of the But we have official information how many people participated, and you see that most of them, 90, I don't remember, 95, 96, 97% supported the process of uniting with Russia. I participated in this referendum too with my wife, and I'm really happy because it's a historical moment. And we suffered about this too long, too much time. And I hope that the same referendum will be in Odessa, in my native city too. And I'm waiting it too much. A lot of people voted on referendum. I saw it by my own eyes. Of course, I did not participate in working of points of voting points, voting rooms or offices for voting. Sorry, No, okay. but I saw how many people are going to such points, and I saw that some officials came with urna, urna for bulletin For with. the vote. For voting, yes, in different buildings, houses, and for example, some old people can vote. I saw it by my own eyes, and I cannot. Сомневаться, sorry, I am not
I have no doubts that results are clear and this real results. Circa il 95-96% della popolazione ha supportato il referendum e il processo di unificazione con la Federazione Russa ed è andata a votare, e Alexei stesso ha partecipato al referendum e spera che questo referendum possa tenersi presto in Odessa, perché anche Odessa è una città che ha sofferto abbastanza. Dice di aver visto con i propri occhi molte persone andare a votare, e anche moltissime, anche se i punti di voto erano pochi, e di aver visto anche molti incaricati che andavano casa per casa portandosi dietro le urne per far votare le persone che magari abitavano anche lontane dai punti dove si votava o che non potevano votare. Cosa pensa del quindi fatto... la partecipazione delle persone è stata molto forte. Cosa pensa del fatto che l'Occidente lo ha definito un referendum farsa? What do you think about what Western West says that that it was a fake referendum? I think that even if Joe Biden and I don't know some Western leaders will count these votes by themselves and will see the reality. They will say that it is fake referendum and so on. The problem is that they doesn't want to hear voices of people, of millions of people who are living here. And also, you know, in 2014, it was the 3rd of March of 2014, the early beginning of all this process, no civil war in Ukraine. I was a deputy of regional council, and I suggested to organize official referendum in Odessa region. And I suggested to the deputies, to our regional parliament, to vote for such decision. But nobody supported me, and SBU began to started investigation about this case. But it means that they did not want to hear voices of people who live in Odessa and, of course, in Donbass and Crimea too, because they understood that majority of people will vote against Nazi Ukrainian state. If you think that majority of people will support you, why are you afraid of referendum? I think it is the main argument against the Nazi state. Sorry, I missed the first part about the Western leader. If they will count by themselves the voting and will see by their own mouth, they will tell you that it will be fake. Good reply. Alexei dice che se Biden e i leader occidentali hanno dubbi sulla validità del referendum, possono venire a contare personalmente tutti i voti per rendersi conto di come la popolazione ha votato. E Alexei ha detto che aveva proposto anche quando era deputato regionale ad Odessa di indire anche ad Odessa lo stesso tipo di referendum che si sono tenuti nel 2014, ma che nessuno nelle sfere di potere ha supportato la decisione, e che anzi ha ricevuto una visita dell'SBU per questa proposta. E giustamente dice loro sono contrari ai referendum perché sanno che la maggior parte della popolazione non li supporta, perché quando sai che la maggior parte della popolazione è con te non hai paura di un referendum. È vero, ed è per questo che non fanno altro che delegittimare la volontà del popolo del Donbass, perché alla fine di questo si tratta, di riconoscere il diritto all'autodeterminazione di un popolo piuttosto che invece fare quello che sono gli obiettivi della NATO, quindi espandersi a danno della Russia. Va bene, io penso che insomma si è fatto anche abbastanza tardi, e voi magari avete problemi adesso, dovrete rientrare, no?
Sì, beh, c'è il coprifuoco, ma alle 10. No, sì, no, infatti. No, va bene, continuerei per ore a parlare con voi, ma insomma, già siamo, abbiamo sforato l'ora. Sono sicura che ci sarà una nuova occasione per rivederci, insomma, tanto siamo sempre in contatto e vi ringrazio. Alessia, Grazie a te, now Claudio. we finish because lots of time we are speaking and I don't want to take you other time, but maybe we can organize another interview to speak again when we can. Va bene, grazie a tutti per l'ascolto, restate sintonizzati, metterò appena posto il podcast e il video per permettere a chi non ha potuto partecipare alla diretta di seguirci. Grazie a tutti, grazie Andrea, spasibo Alexei. Grazie a voi, grazie.